Mi trovo nel comune di Castellabate, più precisamente a San Marco di Castellabate, Rione Rocchette, in occasione della prima edizione del Festival di San Martino, organizzato dall'Associazione Vivi San Marco con il patrocinio del comune. Manifestazione nuova, perché è il primo anno che si tiene questa manifestazione, che diciamo è curata dall'Associazione Vivi San Marco. È un altro tassello che si aggiunge alle attività delle tante associazioni presenti sul territorio di Castellabate, che devo ringraziare tutte indistintamente per il grande lavoro appunto che fanno di aggregazione, di socializzazione e di promozione anche del territorio, delle usanze e delle tradizioni. Noi come comune patrociniamo e sosteniamo queste iniziative perché sono importanti, poi soprattutto in questo periodo dell'anno, e poi perché consentono di scoprire parti di territorio che non sono quelle solitamente frequentate, usi, costumi, tradizioni che molte volte vengono dimenticate, quindi diciamo iniziative belle, e poi soprattutto perché vengono dai giovani. L'obiettivo è quello di principalmente radunare un intero rione, che è il rione Rocchetta, un rione mio personalmente dell'infanzia, ma anche di tante persone che sono qua, dove è il maggior centro abitato del nostro paese. Visto la caratteristica della zona, che ci sono tanti vicoletti e con tante tradizioni storiche delle persone che ci abitano, abbiamo immaginato e pensato di creare questo contesto con i vecchi mestieri che le persone che vivono qui un tempo facevano. Quindi di conseguenza abbiamo creato questo contesto di Festival di San Martino, facendo riferimento a zeppole e vino e gli antichi mestieri di una volta. Ogni traversa ha una sua caratteristica particolare: c'è la sartoria, c'è la falegnameria, c'è i riferimenti a San Martino come la casa di Bacco, e di conseguenza abbiamo mantenuto il tema di San Martino proprio per ravvivare un mese come novembre, che è un mese che solitamente c'è poco da offrire per le tante persone del posto e anche le persone che vengono a visitare. Quando abbiamo fatto la prima riunione a settembre per organizzare questa manifestazione, non ci entravamo nella nostra sede, tutta quanta la gente di questo rione è venuta per partecipare, con la voglia di collaborare per fare questa manifestazione. Quindi io devo ringraziare tutto quanto il rione Rocchetta e tutti i vicoli e i residenti che con entusiasmo hanno aderito a questa iniziativa. Questa è una festa innovativa, è la prima edizione del Festival di San Martino, che apre la nostra stagione natalizia anche dal punto di vista delle luminarie. Noi abbiamo voluto aprire proprio questa sera con i ragazzi di Vivi San Marco, questa bella realtà giovanile, questi giovani che animano proprio la ridente località di San Marco. Io non tolgo il cappuccio perché abbiamo suonato fino a poco fa e quindi il vento ci ha accompagnato, però la genuinità di questa serata è stata la vera forza. Tutto è nato dalla spontaneità della gente di San Marco e dei ragazzi, che io voglio ringraziare perché hanno voluto la nostra presenza insieme ad altri artisti questa sera. Siamo soddisfattissimi, non ce l'aspettavamo. La prima edizione è sempre un'incognita, però siamo soddisfatti, sicuramente tanto da migliorare, ma buona la prima, insomma. Mi ha fatto piacere che è stata la festa qua a San Marco in questa maniera, che io da 50 anni che sto qua, sì, non ho visto mai una festa così. Ci voleva proprio, perché giustamente l'inverno è lungo. Sì, 10. Lo meritano i ragazzi. Sì, sicuramente l'organizzazione. Avanti così, perché veramente ci vuole. Va bene, tutto bene. Ben organizzato, sì. Per essere la prima edizione, tanta gente, è organizzata nel migliore dei modi, vero? Sì, no, bello fatto, mi piace proprio. Domenico Mora, è usata la cina, e tutto è fermo.